Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della D&A da Miki e da Marco. Oggi vogliamo affrontare un argomento che abbiamo visto che su parecchi social viene preso in considerazione molto spesso: come poter collegare in maniera efficace il nostro Broadlink direttamente con il sistema operativo della Apple, quindi iOS. E buonanotte. E vi faremo vedere come funziona. Faremo un paio di video o anche qualcuno in più per farvi vedere come si può connettere a SkyQ, al televisore, al climatizzatore, insomma un po' tutto ciò che ha degli infrarossi. Perché vi ricordiamo, questo va con gli infrarossi. C'è la versione invece Pro che ha sia gli infrarossi sia gli RF. Quindi è un po' più ad ampio spettro, quindi se volete comandare anche il cancello d'ingresso potete farlo. Ci interessava occuparci dell'installazione con iOS perché abbiamo letto tanti commenti dove abbiamo aiutato tanti, per fortuna, sì, che avevano Android per l'installazione, ma tanti arrivati a determinati passaggi hanno riscontrato problemi. Adesso insieme a voi, come al solito, affrontiamo l'installazione con iOS. Nel bene e nel male. Tutto ciò che accadrà lo vedremo insieme. Ma prima di tutto questo, sigla! Allora, partiamo da ciò che c'è nella confezione. Avevamo già fatto un unboxing a suo tempo, ma vi facciamo rivedere alcuni passaggi perché magari qualcuno non vede il vecchio video. E quindi nella confezione trovate semplicemente il Broadlink, quindi direttamente questo scatolottino qui, il cavo USB che serve per alimentarlo. Allora, su questo non collegatelo al televisore, perché una volta noi abbiamo provato, quando spegnete il televisore togliete l'alimentazione anche all'USB. Questo significa che il vostro Broadlink in quel momento non funziona, e se ci collegate ad esempio anche il climatizzatore, lo stereo, piuttosto che, non potete utilizzarlo. Vi consigliamo di utilizzare una di queste prese. Così attaccato all'alimentazione e vi scordate del problema di come alimentare il Broadlink. Quindi sì, semplicemente andiamo ad inserire questo, lo vado a posizionare e poi ci rivediamo dopo per poter installare il tutto. Come primo passo andremo ad attaccare l'alimentazione alla nostra presa e a posizionare il Broadlink in maniera tale che gli infrarossi possano arrivare ai dispositivi che vogliamo comandare. Importante che non vi siano ostacoli, quindi muri in cemento, certo, paratie alte. Deve arrivare il comando pulito all'apparecchio che volete comandare. Per fare un esempio esemplificativo, fate finta di avere il telecomando in mano e lanciare il segnale direttamente al vostro elettrodomestico. Esatto. Non ci deve essere nulla che interferisca con questo segnale. E adesso procediamo. Per prima cosa bisogna installare l'app IHC4EU. Benissimo, questa è l'app che ci ha scaricato. L'apriamo. Consentiamo tutto quello che vuole, altrimenti non ci è possibile. Ci leggiamo la privacy e accettiamo sulla fiducia. Ora possiamo fare il login, ma sono tutte cose già spiegate bene e molto dettagliatamente nel video che vi linkiamo qui in alto. Abbiamo inserito la scheda così potete andare a consultare meglio tutti i passaggi. Ora facciamo l'iscrizione tramite email e clicchiamo Send Verification Code, così ci arriverà sulla mail il codice di verifica. Andiamo ad inserire il codice di verifica nel campo e inseriamo una password di nostra scelta. Clicchiamo Next. Benissimo, ora iniziamo, selezioniamo il nostro paese. Ok, questa è la home dell'app IHC4EU. Per adesso tutto uguale ad Android, non cambia nulla. Per poter aggiungere il nostro Broadlink clicchiamo su Add Device, Universal Remote, RM Mini 3. Ora ci chiede di verificare che il lampeggio sia costante e continuo, e così è. Diamo Next e dobbiamo inserire la password del Wi-Fi. Ora diamogli tempo di cercare la nostra rete Wi-Fi e ci riaggiorniamo sperando che vada tutto bene. Ha finito la ricerca del Wi-Fi e l'aggiunta del device e ci dà l'errore.
Quindi ora andremo a fare la prova schiacciando il tastino che è presente vicino il Broadling, sul Broadling, scusate, nella parte del retro dove c'è, dove si attacca l'alimentazione. Con uno stuzzicadenti o una penna lo andremo a tenere premuto e faremo il reset semplicemente. E adesso riproveremo. Allora, abbiamo provato ad effettuare la configurazione 2-3 volte. Adesso proviamo a schiacciare il tasto Try Other Methods. E infatti ci propone di fare il reset. Però, caro Broadlink, il reset noi l'abbiamo già fatta. Allora, ci dice, leggiamo un attimo insieme, tenere premuto il tasto reset finché non lampeggia 2-3 volte per secondo. Come potete vedere, ci suggerisce di entrare nella schermata del Wi-Fi e connetterlo direttamente alla linea Broadlink Prov. Facciamo questa prova e poi dopo vi facciamo sapere com'è andata. Dopo il tentativo di connettere il dispositivo col Wi-Fi, finalmente ce l'abbiamo fatta, poi vi spiegheremo tutte le vicissitudini che abbiamo incontrato, perché tenerle anche in registrazione veramente vi veniva la barba come Babbo Natale. Quindi, una volta che finalmente il device si connette col Wi-Fi, vi troverete in questa schermata. Bisognerà indicare il nominativo del device, in questo caso lo lasciamo nominato R Mini 3, e dire dove si trova, quindi in questo caso in soggiorno. Schiacciamo down. Ora dobbiamo dirgli che cosa vogliamo abbinare e quindi comandare con il nostro R Mini 3. Quindi in questo caso TV, ci chiederà di selezionare la marca del televisore. Il nostro caso è un LG selezionato. Ora ci dice di provare la tastiera virtuale come avevamo già fatto negli altri video. Proviamo un attimo. Ha funzionato, quindi gli diciamo it works well. Ora ci... No, il maiale, no! Ma proprio il maiale! Ma tutto poteva partire! Ma il maiale sgozzato, no! Bene, ora ci chiede di dare il nominativo al device che vogliamo controllare. Come avevamo già specificato, conviene nominarlo esattamente come lo pronunciamo, quindi TV per esteso. Ci chiede sempre di dire dove si trova, sempre in soggiorno. Ci dà la possibilità di fare i controlli vocali, ma noi lo faremo direttamente con Alexa. Ce lo ritroviamo nei device come TV. Ora noi lo vogliamo comandare con Alexa. Andiamo nell'app di Alexa. Prima cosa, scarichiamo la skill IHC4EU e l'abilitiamo all'uso. Ci chiede di confermare che abbiamo fatto, di aver fatto tutti i procedimenti già fatti prima e di reinserire le credenziali utilizzate per la registrazione. Ok, la skill è stata collegata con successo. Quindi, ora, chiudendo la schermata che avevamo prima, automaticamente ci dice di scoprire i dispositivi. Intanto sull'eco lampeggia in maniera circolare il LED blu. Se non sapete cosa significa, andate a vedere la scheda che vi proponiamo. Non ci ha trovato nessun dispositivo. Questo è il problema, uno dei tanti problemi con iOS e l'R Mini 3, per cui ci hanno scritto molte persone. Non capivamo come mai non ci trovasse il dispositivo, come è capitato a tante persone. Così, per curiosità, siamo andati a vedere nella sezione dispositivi in basso a destra tutti i dispositivi e come potete vedere l'ultimo è TV, quindi in realtà l'ha già trovato ed è già presente nei nostri dispositivi e funziona già il comando vocale. Quindi se io dico Alexa, accendi TV, la TV si accende, funziona tutto. Alexa, ero preoccupata per... metti muto su TV. È stata dura. Allora, abbiamo riscontrato effettivamente che con iOS abbiamo avuto grosse difficoltà. Abbiamo fatto le prove come abbiamo sempre fatto negli altri video e non ha funzionato, non si è assolutamente connesso.
Alla fine abbiamo deciso di spegnere e riaccendere il modem, spegnere e riaccendere il cellulare. A questo punto resettare il Broadlink, abbiamo fatto di tutto. Dopo circa mezz'ora, tre quarti d'ora e tantissimi tentativi, questo per rispondere anche a chi ci dice non si connette. Ci vuole pazienza. Ci vuole molta pazienza. Allora, ve la diciamo proprio così com'è. Ci abbiamo messo più o meno un tre quarti d'ora. Alla fine si è connesso dopo che abbiamo effettuato questo spegnimento di tutti i dispositivi. Quindi modem, cellulare, resettato il Broadlink. Una volta rilanciata la cosa, ha funzionato. Ora, sinceramente, pensiamo che sia proprio quello, che magari abbia bisogno di un reset generale di tutto per poterlo fare. Perché anche come avete visto nel video, quando Alexa doveva riconoscere il dispositivo, diceva che non l'aveva trovato, mentre invece andando nei dispositivi lo aveva già trovato. Tante anomalie, tanti bug che Broadlink dovrebbe cercare comunque di risolvere, perché il prodotto è buono, funziona su tante cose, però fa veramente penare. Quindi rispetto al video che avevamo fatto tempo fa, dopo una settimana di utilizzo andava bene quant'altro, sì va bene, però deve migliorare. Sì. Sicuramente deve migliorare tanto. Poi ragazzi, non vi abbiamo fatto vedere la creazione delle scene, in quanto le trovate nel video che vi abbiamo messo. Metteremo qui la scheda, così esatto. Perlomeno se volete lì è più dettagliato, vi fa vedere come creare le scene. Tanto è uguale per Android o iOS. È un copia e incolla. Assolutamente sì, anche per quanto riguarda altri dispositivi, perché c'è stata gente che ci ha chiesto come faccio a far fare quella determinata cosa al climatizzatore. Noi abbiamo fatto un video anche su quello del climatizzatore, come comandarlo, ma qualsiasi dispositivo voi abbiate, il procedimento è sempre quello: gli dovete dire che cosa deve comandare, dopodiché lo fate connettere, gli date tutte quante le scene, le trasportate poi su Alexa e gli date i vari comandi e che cosa deve fare con quei comandi. Quindi detto questo, nel prossimo video vi faremo vedere come connettere il Broadlink con Sky, come poterlo comandare, perché nel mio caso non abbiamo messo immagini del televisore perché io ho tutto connesso con Sky, quindi sia il digitale terrestre sia Sky, appunto, è tutto quanto lì. Quindi non potevamo farvi vedere il cambio canale, ad esempio. Però come avete sentito nella registrazione, il muto, e il volume e quant'altro, quello funziona, accensione e spegnimento. Sì, esatto, le funzioni base funzionano. Per esempio non funzionava il cambio canale, ma lo approfondiremo nel prossimo video, così lo affronteremo bene, con calma, insieme a voi. Sì, diciamo che il cambio canale non funzionava semplicemente perché Sky funziona su una fonte esterna, quindi sull'HDMI 1. Non posso fare il cambio canale perché giustamente lui dice sei su HDMI 1. Nel frattempo cercheremo anche di capire esattamente quali sono le problematiche più generali del Broadlink. Ragazzi, che dire, iOS e Broadlink non è proprio un bel matrimonio, ecco. Provate anche voi, se avete avuto ulteriori problemi, esperienze oppure soluzioni più immediate, suggeritecele, perché no, potete essere di aiuto a tutti lasciando un commento qui sotto, ricordatelo. Sì, soprattutto appunto se trovate una procedura alternativa a quella che abbiamo fatto noi, scrivetecela qui sotto nei commenti, la seguiremo alla lettera e faremo un video anche su quello. Esatto. Cercheremo comunque di portare molti più video per quanto riguarda il Broadlink. E vi ripeto, noi non tagliamo le parti dove non ha funzionato quello e quell'altro. Certo è che se, come nel nostro caso, abbiamo tre quarti d'ora di fallimenti, quelli ve li risparmiamo, cioè fare un video di tre quarti d'ora dove viene scritto... Comunque qui nel video lo vedrete, ci saranno degli spezzoncini, dei vari fallimenti che abbiamo avuto. Sì, ci sono stati e quindi qualcosina inseriremo. E niente, detto questo, speriamo di esservi stati utili. Questo era un video solamente per farvi vedere che alla fine iOS e Broadlink colloquiano. Questo è tutto ragazzi, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, così anche per i prossimi video sul Broadlink e altre cose riguardanti Alexa sarete informati subito. E diffondete il verbo, fate iscrivere anche i vostri amici. Cerchiamo comunque appunto di allargare sempre di più la rete in modo tale che chiunque può essere d'aiuto a chiunque. Quindi ripetiamo, se avete dei suggerimenti scrivetelo qui sotto e faremo noi un video in base a quello che ci dite. Per questo è tutto, al prossimo video ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao.